Eccoci di nuovo in studio, adesso andiamo in Val d'Arno con due ospiti che ci parlano di eventi natalizi e non solo. Do il benvenuto prima di tutto al sindaco Valentina Vadi, ben ritrovata con noi su Spunti e Spuntini. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui e poi abbiamo anche la vicepresidente del progetto Cittadini Attivi che è appunto insieme a noi sempre collegata, Tessa Mugnai, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, cominciamo con il sindaco per aggiornarci non solo sugli eventi natalizi, ma insomma sull'attualità di questo importante centro del Val d'Arno. Il sindaco ha dato il via agli eventi natalizi con un taglio del nastro e l'accensione delle luci di Natale. Quest'anno sicuramente un Natale particolare anche a San Giovanni Val d'Arno, su cui lei, l'amministrazione, ha dedicato importanti risorse. Sì, sicuramente sì, un Natale della ripartenza dopo oltre un anno e mezzo di emergenza sanitaria, dopo il Natale del 2020 che, come sappiamo tutti, è stato un Natale che ci ha visto molto limitati negli spostamenti. Quest'anno abbiamo potuto ritornare ad organizzare un cartellone di iniziative molto importante che è partito sabato scorso con l'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione della tradizionale mostra dei presepi, quest'anno che intreccia quest'anno i temi della musica e delle decorazioni presepiali e che poi vedrà tutta una serie di iniziative che si dipaneranno nel corso di un mese destinate a un pubblico più vario, gli adulti, i giovani e i bambini, e vedranno come luoghi di realizzazione le strade, le piazze del nostro centro storico, Palomar Casa della Cultura, il Cinema Masaccio, i nostri musei cittadini, il Museo delle Fere Nuove, Casa Masaccio, il Museo della Basilica, quindi una serie di iniziative veramente importanti che hanno poi anche lo scopo, animando il centro storico, di fare da traino anche alle attività commerciali e poter consentire anche una ripresa di questo che poi è un punto fermo dell'economia della nostra città, ossia proprio l'ambito delle attività commerciali. E tra le varie iniziative che riusciremo ad organizzare ne vorrei ricordare alcune. Ritornerà finalmente il concerto comunale, che è una tradizione da oltre 40 anni a San Giovanni Val d'Arno, il venerdì 17 dicembre alla Cinema Masaccio, poi di nuovo il Toscana Gospel Festival farà tappa a San Giovanni Val d'Arno venerdì 23 dicembre. E poi domani, mercoledì 8 dicembre, nel corso del tardo pomeriggio, accenderemo i videomapping e l'illuminazione nelle due piazze, Piazza Cavour e Piazza Masaccio, e poi per la prima volta quest'anno anche nel Palazzo della Casa della Cultura a Palomar, collegandoci direttamente al Festival delle Luci di Firenze ormai per il terzo anno. Il martedì 21 dicembre, che per noi è il compleanno del nostro un cittadino più illustre, ossia Masaccio, un omaggio a Masaccio con una serie di iniziative, tra cui la presentazione dell'ultimo libro dell'artista Marco Fidolini, dedicato proprio a questo nostro illustre concittadino. Ecco, sindaco, insieme a tutto questo bel calendario di iniziative natalizie, so che però la sua amministrazione si sta concentrando anche per tornare ad incontrare i cittadini. Sì, lo abbiamo fatto nelle settimane scorse, abbiamo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre abbiamo fatto tutta una serie di incontri nei quartieri e a metà mandato è usuale e tradizionale che un'amministrazione si confronti con la città per raccontare quello che è stato fatto in questi due anni e mezzo e poi per avere un riscontro diretto proprio anche dalla cittadinanza stessa. Noi purtroppo la gran parte del nostro mandato lo abbiamo svolto in piano Covid, però tante iniziative e tante attività siamo stati in grado di portarle avanti e queste abbiamo raccontato alla cittadinanza e il riscontro e la partecipazione, devo dire, sono stati importanti e significativi. Ecco, grazie intanto al sindaco di San Giovanni Val d'Arno, Valentina Vadi. Gli eventi natalizi non finiscono qua a San Giovanni Val d'Arno perché si impreziosiscono con una bella iniziativa di solidarietà alla sua seconda edizione. Ve ne parlo tra pochissimo insieme a Tessa Mugnai.